possiamo predisporci a vivere questa Eucaristia di guarigione, di evangelizzazione con la nostra lode e la nostra benedizione. Vogliamo cominciare a ringraziare e a benedire il Signore per le meraviglie che abbiamo visto questa settimana, per quelle che vedremo ancora nella giornata di oggi, nella giornata di domani. Allora vogliamo alzarci, alzare la nostra voce, il nostro cuore, le nostre braccia, il segno di vittoria, il segno di risurrezione, cominciare a dire grazie Gesù, benedetto sei, Signore, lode, gloria a te, benedetto il tuo santo nome sempre, grazie Gesù, grazie, 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 lode, 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 amen, benedetto sei tu Gesù, grazie, 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 lode e gloria a te Gesù. Yeah.
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questo giorno meraviglioso da vivere. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza in mezzo a noi. E da subito, Signore, vogliamo invocare il tuo Spirito per questa messa di guarigione. Ogni messa è messa di guarigione, perché tu, Signore, sei lo stesso ieri, oggi e sempre. E non è che una messa guarisci e nell'altra no. In questa, oh Signore, noi ti preghiamo, in questa, oh Signore, noi ti vogliamo presentare tutte quelle situazioni particolari. E allora, oh Signore, vogliamo invocare il tuo Spirito, perché scendendo su di noi ancora una volta apra il nostro cuore e ci aiuti a togliere quegli abiti che ci impediscono di vederti. Hai concluso la preghiera del cuore: senza questa mia pelle io vedrò il Redentore, vedrò il mio Signore. E allora, Signore, con questa invocazione dello Spirito, ancora una volta vogliamo lasciar cadere questi abiti, questi ruoli, queste immagini, queste etichette che abbiamo addosso o che altri ci hanno messo addosso. Vogliamo presentarci a te in semplicità di cuore, nudi, senza niente, coperti di sole, coperti di te, per fare esperienza di te. In questa messa, oh Signore, al di là del rito, al di là del culto, vogliamo sperimentare il tuo amore, quell'amore personale che tu hai per ciascuno di noi, che dall'eternità ha creato tutto per noi e ha creato noi. E allora vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Thank you.
tralci, il padre mio è il vignaiolo, e ogni tralcio che non porta frutto lo pota affinché porti più frutto. E i frutti non sono prodotti, ma in sé contengono amore, gioia, pace, benevolenza, bontà e timore del Signore. Grazie, Signore. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li invitò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Matteo 2, 7, 8. E grazie Signore perché confermo oggi un giorno di viaggio, ci ricordi ancora l'ec, l'età. Il vero viaggio comincia scoprendo il regno di Dio che è in mezzo a te. Grazie Signore. Il popolo che era nelle tenebre ha visto una grande luce. A te che hai lasciato a casa una situazione spinosa, il Signore ti invita a lasciare questa situazione completamente a Lui, perché la sua misericordia non ha confini e quando scenderai dal monte troverai questa situazione sanata. Grazie Gesù. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, perché è più forte della morte è l'amore. E sentivo forte l'invito del Signore a vivere, a far crescere, a far nascere dentro di noi il sorriso, l'allegria, la gioia nel cuore. Ho chiesto la parola di conferma e dice: perciò approvo l'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare e bere e stare allegro. Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole. Coelet 8, 15. Grazie Signore. Grazie Padre per Luca 8. Inoltre vi dico, tutti quelli che pubblicamente dichiareranno di essere miei discepoli, anche il Figlio dell'Uomo dichiarerà che sono davanti agli angeli di Dio. Grazie. E allora, Signore, vogliamo lasciarci andare a queste mani divine, oh Signore, che si stendono dentro di noi. Noi siamo questi tralci attaccati alla vite, attaccati a te. E tu, Padre, sei il vignaiolo, e vieni tu a togliere, perché noi portiamo più frutto. Ti benediciamo, Signore, perché la religione dice il contrario, taglia, fai, dici, invece devi essere tu. Ecco, in questa messa, Signore, ci lasciamo andare alle tue mani divine, perché possano togliere quello che non va. Noi siamo qui, oh Signore, siamo qui in questo cammino dentro di noi, l'Ecclesia, il cammino di Abramo, il cammino dell'amata, del Cantico dei Cantici. È stato dato il passo, mettimi come sigillo sul tuo cuore. E anche lì nel cantico tu dici alla sposa: vieni, vieni mia amata. E il passo è alla lettera in ebreo, è l'etica, vieni. E questo vieni, questo andare, Signore, non è fuori di noi, ma è dentro di noi. Il viaggio è dentro di noi. E allora, Signore, vogliamo vivere questa Eucaristia, l'Ecclesia. La vogliamo vivere, oh Signore, questo cammino dentro di noi. Siamo tutti insieme, parliamo, cantiamo, ma vogliamo vivere al suo tempo questo dentro di noi. Cercare il sigillo del tuo, nel nostro cuore, mettimi come sigillo, che è il bacio. E allora, Signore, ieri abbiamo ricevuto il bacio del Principe Azzurro. Signore, oggi vogliamo scoprire il tuo bacio dentro di noi. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. Vogliamo sentire questo bacio nel nostro cuore e queste mani divine, oh Signore, che ci reimpastano.
Dio onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Guarisci e libera le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono nella sofferenza, perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime. Per la preghiera della Chiesa godano della consolazione, della guarigione e della liberazione promessa nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di deastro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti,
sopra i quali sono i 12 nomi e i 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio. Grazie a Dio. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si stende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore. Stava lungo il mare. Venne da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché sia là sia salva e viva. Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide un trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanta confusione e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati fuori tutti, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, gli disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, e aveva già 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di dare da mangiare. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una gran folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangete, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Questi discorsi su di lui si diffusero per tutta quanta la Giudea e per tutta la regione circostante. Parola del Signore.
E chiamò la sua figlia primogenita Talita. Credo che sia l'unica bambina, donna del mondo ad avere questo nome. Quindi salutiamo Barbara Bacchi, che è qui in mezzo a noi, e salutiamo Talita, aiutandola a crescere. Questo passo della figlia di Jairo insieme al figlio della vedova di Nain ci portano ancora una volta alla liberazione dei genitori. E ieri abbiamo visto una madre cattiva, Erodiade, che porta sua figlia nella strada della perdizione, e difatti vediamo che questa ragazza non è altro che una marionetta nelle mani della mamma. Mentre oggi abbiamo un papà eccellente, un papà bravissimo e una madre vedova, sfortunata, che quindi tutte e due di buona famiglia, e anche qui incidono in maniera negativa nei confronti dei figli. Sia la figlia di Jairo, sia il figlio della vedova di Nain, arrivati all'età adulta, 12 anni, per gli ebrei 12 anni è il limite massimo della fanciullezza, come si dice. A 13 anni il maschio fa il mitzbar e quindi diventa un uomo, e a 12 anni la ragazza può essere già promessa sposa. E di solito i matrimoni non erano matrimoni colpi di fulmine, ci vediamo, ci incontriamo e cresciamo insieme, ma erano combinati dalle famiglie. Già a 12 anni Maria di Nazareth era fidanzata con Giuseppe. E questi due ragazzi, sia la figlia di Jairo che il figlio della vedova di Nain, proprio nel momento in cui devono diventare adulti e quindi devono assumersi la responsabilità della loro vita, a causa delle aspettative che i genitori hanno su di loro, scelgono di morire. Scelgono loro di morire perché non ce la fanno ad essere quello che vogliono i genitori. E i genitori sono buoni. E Jairo è una persona rispettabile, è il capo della sinagoga, e oggi non so come paragonarlo perché noi non abbiamo queste figure, insomma una specie di l'arciprete, non so perché l'arciprete non ha figli, quindi non facciamo confusione. Quindi per dire il monsignore, solo che appunto a quel tempo avevano una famiglia, quindi una persona tra le più in vista del paese, tipo il sindaco, tipo ecco. E quindi sono delle persone buone. Loro non riescono a reggere queste aspettative che hanno su di loro. E questo serve anche a noi. Oggi siamo invitati a guarire, e non soltanto il dolore al piede o quello che è, ma a guarire dentro di noi. Il Signore ce l'ha detto già all'inizio, l'Ekleka rientra dentro te stesso, perché può capitare che anche noi, a causa delle aspettative dei nostri genitori, e tu sei una persona di buona famiglia, noi siamo una buona famiglia, tu devi diventare questo, tu mi raccomando, quando, ecco, noi scegliamo di morire e quindi continuiamo a crescere
Continuiamo a crescere dal punto di vista fisico, ma dentro di noi qualche cosa si è rotto. Oppure siamo diventati adulti troppo in fretta. Devi essere un bravo ragazzo, devi, adesso sei un uomo, devi cooperare, canta Bennato. E allora, e questa è una cosa negativa, perché Gesù ci ha detto: se non ritornerete come i bambini, e non è soltanto come i bambini e quindi essere all'ultimo posto come erano a quel tempo, ma il bambino è quello che crede, il bambino è quello che crede nei sogni, il bambino è quello che crede nel papà, il bambino ha fiducia, il bambino ha quell'intuito, quella creatività e così via, tutte quelle cose. Quindi rientrare, ritornare bambini significa anche questo. E allora oggi siamo invitati tutti noi a ridare vita, a ridare vita a questo bambino interiore che è dentro di noi. Ridare vita al bambino che è dentro di noi, ma non fuggendo. Allora fuggiamo dal papà, fuggiamo dalla mamma, perché Gesù, quando risuscita il figlio della vedova di Nain, lo restituì a sua madre. Lo restituì a sua madre, quindi significa che non si può fuggire, evitiamo, scappiamo, moriamo. Noi dobbiamo vivere e attraversare quella determinata via, attraversare i nostri genitori, superarli, perché noi dobbiamo diventare i genitori dei nostri genitori. E dobbiamo ripartorirli e dare loro l'insegnamento della vita, perché non sono i grandi, cioè sono i grandi che devono andare verso i piccoli e a rivolgere il cuore dei padri verso i figli. Così ha detto l'angelo a Maria. E esaminiamo il passo vero e proprio. Quindi adesso che c'era questa premessa di guarigione per ciascuno di noi, vediamo come si svolge la dinamica del passo della scrittura. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e si radunò molta folla. Gesù ha un calo di popolarità. E prima si è radunato un'enorme folla in 4-1. Adesso dall'enorme folla c'è una folla. Come mai c'è questo calo di popolarità da parte di Gesù? Uno, perché la sinagoga lo ha scomunicato, ha detto che Gesù è un indemoniato. E quindi chi segue l'istituzione, chi segue la legge, chi segue, si trova un po' spaesato nei confronti di Gesù, e quindi chi segue la massa o chi segue la legge comincia a distanziarsi da Gesù. Quindi dall'enorme folla si passa alla folla. E poi, a parte che la sinagoga lo aveva scomunicato, avevano deciso anche di farlo morire. Insomma, Gesù, siamo già a metà del suo ministero e le cose non vanno tanto per la quale. Quindi comunque la gente continua a venire da Gesù. Ed ecco che mentre lui è lì che sta parlando e insegnando, viene il capo della sinagoga, viene descritto proprio con il suo ruolo, che è la massima autorità del paese, quindi della religione, e uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, che tra l'altro il nome significa Yahweh risuscita, Dio risuscita, il quale, vedutolo, si gettò ai suoi piedi e cominciò a pregarlo: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché si salvi. Attenzione, la sinagoga ha scomunicato Gesù, dicendo che Gesù è indemoniato, che Gesù guarisce le persone con l'aiuto di Beelzebul. Lo troviamo, dove l'ho scritto? A Marco 3,22. Costui è posseduto da Beelzebul. Poi lo vogliono far morire, e il capo della sinagoga, che è quello che deve rispettare queste decisioni della sinagoga, della religione di quel tempo, sua figlia sta morendo, e quindi non gli interessa più della religione, non gli interessa più se Gesù è scomunicato, non gli interessa più se Gesù è posseduto. Sa, perché la gente lo dice, che Gesù guarisce, che Gesù risuscita, che Gesù compie miracoli, prodigi e guarigioni. Non gli interessa più adesso la legge, gli interessa di sua figlia. E lui cambia, lascia la sinagoga, perché qui c'è un lasciare la sinagoga per andare da Gesù.
sa che se Gesù impone le mani, e tra gli ebrei l'imposizione delle mani era molto diffusa, nell'imposizione delle mani c'è la trasmissione della vita. Mia figlia sta perdendo la vita, viene a imporre le mani e mia figlia avrà la vita. Quindi lascia la sinagoga dove c'è morte per entrare in Gesù, al buio diremo, perché lui come appartenente di questa istituzione è quello che hanno detto, quindi si lancia al buio, si gettò ai piedi, lo supplicò e la mia figlia sta morendo. E un po' loro hanno detto che Gesù doveva morire e la morte è entrata invece nella sua casa. E Gesù poteva dire chiaramente, hai visto, tu che sei il mio nemico, tu che hai detto che sono indemoniato, tu che hai detto, ma Gesù, ecco, va oltre tutte queste accuse. Gesù va oltre tutte queste situazioni della religione. Si dice molto chiaramente, Gesù andò con lui. Gesù non dubita nemmeno un minuto. Gesù non ha nessuna esitazione. Chi chiede, e questo dobbiamo imparare, chi ti chiede un favore, fosse anche il nemico dichiarato, e in questo caso è il nemico dichiarato che ha parlato male contro di te, ti ha accusato ingiustamente, Gesù andò con lui, Gesù va a fare questo favore. E tra l'altro molti verbi sono al presente. Ciò significa che questa storia si può verificare anche nella nostra vita. E quindi anche a noi può capitare che una persona che ha parlato male, una persona che ci ha fatto del male, viene a chiederci un favore. Eh no, dove ti sei fatto l'estate ti fai l'inverno. Hai visto, tu hai parlato male di me e adesso il Signore ti punisce. Ecco, Dio viene a vendicarsi e quindi ecco tua figlia sta morendo, pregherò per te, ciao. Invece Gesù non vive queste dinamiche, andò subito con lui, Gesù va con lui. Mentre stanno andando c'è un intermezzo, c'è la donna emorroista, che l'abbiamo saltato anche nella lettura, la donna emorroista che tocca Gesù, c'è questa sceneggiata della donna emorroista, della verità, l'unica parola che si trova verità è che Gesù guarisce, ecco poi la donna se ne va, mentre stanno parlando ancora arrivano dalla casa del capo della sinagoga, sempre ripetuto capo della sinagoga, e lascia stare, non disturbare più il maestro, perché tua figlia è morta, boh, ormai è morta, non c'è più niente da fare. Gesù sente questo avviso che arriva dalla casa di Gairo e gli dice no, non temere, tu continua a credere, non c'è niente di irreversibile, non c'è niente di irreversibile. E sentendo dei discorsi in questi giorni, ho provato dispiacere, perché noi crediamo che alcuni casi sono impossibili, sono irreversibili. E queste sono tutte quelle idee umane. Gesù non è d'accordo, e nel Vangelo questa ragazza è morta, non c'è più niente da fare. Per gli ebrei, come anche per noi, la morte è irreversibile. Però Gesù dice non temere, tu continua a credere. Ecco un altro insegnamento per ciascuno di noi. Dinanzi alle situazioni più impossibili, il medico, lo dicevamo ieri, il medico ha detto così, e dinanzi alle situazioni non c'è niente, più niente da fare, no, Gesù non è d'accordo. E dobbiamo fare una scelta: o seguiamo Gesù, che seguire Gesù significa seguire il suo Vangelo, o seguiamo la religione, seguiamo tutte le altre cose, boh, è una scelta. E se seguiamo di seguire Gesù, scegliamo di seguire Gesù, Gesù dice che non temere, tu continua a credere, non c'è niente di irreversibile, specialmente la morte. Poi o l'ho fatto o non l'ho fatto, allora, Gesù va abbi fede e basta, e porta con sé, Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E molte volte noi pensiamo che Gesù porta i più bravi della comunità. Gesù sta portando i peggiori, sono gli unici che hanno un soprannome all'interno della comunità. Pietro, al di là della pietra, Pietro significa testa dura. Pietro è il soprannome che viene dato dalla comunità a Simone. Gesù lo chiamerà sempre Simone, lo chiamerà soltanto Pietro quando
gli dà il mandato, che non è il mandato, non è quello, il mandato è un altro, quando gli dice di pregare e di confermare i fratelli, dice: tu sei testardo, tu sei una testatura, tu sei Pietro, ma su questa roccia io costruirò la mia chiesa. E l'errore che facciamo tante volte è che noi crediamo che la chiesa è fondata sul papato, perché vedete, il papato è una grande bella cosa, ma la chiesa è fondata su Gesù. Tu sei Pietro, perché in greco i termini sono diversi, maschile e femminile cambiano. Vi ho detto tante volte, questa è una porta, no, questo è un porto, e da questa porta salperà la nave. No, porto e porta in italiano hanno due significati diversi. E così pietra e roccia. La chiesa è fondata su Gesù. Quindi il primo che ha il soprannome è Simone, e poi gli altri due, Giacomo e Giovanni, sono gli altri due che se li incontri li eviti, chiamati Boanerges, figli del tuono, perché sono insopportabili, quelle persone sempre irascibili, quelle persone sempre nervose. Allora Gesù, visto che deve lasciare la comunità soli, onde evitare che questi gli combinino dei danni, se li porta presso: venite con me. E tante volte noi diciamo: no, si porta il bravo, si porta Pietro, Giovanni, è quello che ha appoggiato la testa sul cuore di Gesù. Ma dove è scritto Giovanni? È il discepolo anonimo, è il discepolo perfetto. Quindi Gesù se li porta sempre appresso a questi tre, onde evitare che gli combinino disastri all'interno della comunità. Arrivano e trovano flautisti e gente che piangeva e urlava. Già a Piccinide cunzata, si direbbe, cioè, e la bambina è già messa nella bara, e hanno chiamato pure e la ditta dei Pedrini, Pace, quello che volete, e Castagna, Alfano, tutti i vari hanno chiamato la ditta, e la ditta a Oreggio, la ditta porta il funerale, mettono le tende, mettono l'annuncio e cosa. A quel tempo la ditta portava, erano più organizzati di noi, la ditta portava anche i flautisti e i gente in agitazione. Sono due categorie di persone. I flautisti erano quelli che suonavano delle musiche malinconiche, ti viene una fitta malinconia, e suonavano queste menie funebri, e quindi aiutavano attraverso la musica a restare nella tristezza. Gente in agitazione erano persone tipo mia sorella Caterina, con le lacrime facili. Alla prima c'è sempre questa lacrimuccia. Allora era gente che piangeva con molta facilità, e quindi andavano lì e piangevano per la morta, e poi raccoglievano le lacrime in ampolline, e queste lacrime poi venivano messe nella tomba. Quindi vedete che servizio eccezionale, hai un futuro come lavoro. Quindi già c'erano, quindi tutto era già pronto. Arriva Gesù e entra Gesù, e c'è tutto ormai, tutto preparato, la ditta funebre, e Gesù dice: no, la bambina non è morta, sta dormendo. Allora, già c'è tutto il servizio funebre in atto, è ovvio che lo prendono in giro. Anche qui, questa presa in giro, Matteo Zinna mi ha mandato un messaggio dalla Francia, dicendo di aver parlato di alcune cose, e mi scriveva: su questo, alcuni hanno detto, su questo ti ascolteremo dopo. È la classica frase di quando Paolo va a parlare all'Ateneo e all'Università di Atene, quindi quando parla di tutto e di più, quando poi parla che Gesù è risorto, cioè che si può vincere la morte, ecco, gli dicono: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Fino a quando noi parliamo di cose umane, tutti ci ascoltano. Quando noi cominciamo a parlare di cose divine e di cose di Gesù, che Gesù vive e ci porta a vivere le cose straordinarie. Gesù dice: ma se voi fate quello che fanno i pagani, cosa fate di straordinario, di perisson? Cosa fate? Quindi noi siamo invitati a vivere lo straordinario, però quando tu parli dello straordinario ti prendono in giro, ti deridono, beato tu, e così via.
qui è una scelta, se vuoi stare con Gesù e lasciarti deridere, oppure seguire i maestri del mondo che vengono applauditi, che vengono sannati, che vengono cose. Anche qui è una scelta. E Gesù è lì per operare, lo deridono, Gesù non è che si vendica. Gesù, ecco la stessa frase di ieri che dicevo per Roberto Sabato, ne esce fuori. La stessa Gesù caccia via tutti, li caccia via fuori, li porta via fuori tutti. E per favore accomodatevi fuori. I signori del servizio funebre che stanno piangendo, che stanno... poi ci sono parenti, poi figurati, era una persona in vista del paese, saranno arrivati le persone del pastorale, le persone del consiglio, e quindi c'erano tutti gli altri, Gesù caccia fuori tutti. Questo è importante? È importante per ciascuno di noi, perché noi teniamo nel nostro cuore e intorno a noi persone che ci cantano la morte, persone che ci piangono la morte, persone che ci deridono quando noi parliamo un po', e li teniamo lì per carità fraterna, perché dobbiamo amare tutti, perché per carità, questo è vero. Però se noi vogliamo operare in resurrezione nella nostra vita, se noi vogliamo vivere la resurrezione, dobbiamo imparare da Gesù e dobbiamo invitare le persone che cantano la morte a uscire dal nostro cuore, a uscire dalla nostra vita. Ciò non significa che non possiamo uscire dal mondo, perché di persone che ti cantano la morte le trovi a ogni peso spinto. E se vai al lavoro, in ufficio, c'hai le colleghe che parlano male dalla mattina alla sera, non puoi, quello è l'ufficio, dico l'ufficio per dire qualsiasi altra realtà. Però ecco, dentro di noi, noi possiamo scegliere chi far abitare, chi far vivere, e scegliere chi sentire. Attenzione, le cose che sentiamo ci influenzano. Vabbè, tanto io non ci credo, vabbè, tanto no. Io, il primo io, quando ascolto le cose, poi resto un po' condizionato. Perché noi non possiamo dire, vabbè, io respiro questo gas tossico, tanto non ci credo, ma lo stai respirando. E così, ascolto... molte volte quando posso, perché certe volte devo ascoltarli per dovere professionale, e quindi quando posso dico basta, non lo voglio sapere, parlami di bene. A volte qualcuno dice ma non me l'hai detto, ma io non posso stare lì a raccontare a volte cose brutte, a me piace raccontare le cose belle, raccontare. Il tempo è poco, la condivisione è poco, raccontiamoci le cose belle che il Signore fa nella nostra vita e invitiamo a uscire. Attenzione, la carità fraterna, tutti dobbiamo amare tutti, dobbiamo, però poi non è che Gesù andò a mangiarsi la pizza con Pilato o con Caifa, Gesù viveva con i suoi, e così. Cioè, quindi c'è un vivere comune e c'è anche una scelta delle persone con il quale condividere la nostra vita, sempre nell'amicizia. E l'amicizia, abbiamo detto, mi pare nello scorso 2 anni fa, abbiamo fatto proprio un tema dell'amicizia. La parola principale è amico, è anima custos, custode dell'anima. Possiamo essere amici perché ci andiamo a vedere il film, il Titanic, ci andiamo a mangiare la pizza, tutte cose buone. Ma al di là di tutto questo, Annalisa Monita, al di là di tutto questo, noi dobbiamo custodire l'anima delle persone con il quale ci relazioniamo. Vieni per farina. Questo è il compito principale. Ogni volta che ci incontriamo, è tutto bello, cinema, ma il compito principale, il fine, l'amico vero, amico, è anima custos, il custode dell'anima. E la grande amicizia che c'è nella scrittura è l'amicizia di Davide e Jonathan. E si dice che Jonathan incoraggiò molto l'anima di Davide, e quindi l'amico è colui che ti incoraggia, che ti stimola a vivere pienamente la tua vita. Ecco, allora queste persone che invece ti deprimono non solo non sono amici, ma sono addirittura nemici. E il primo Gesù li invita a uscire, entra Gesù, che la bambina non è morta ma dorme, li caccia via, e qui la scena cambia. Entra Gesù
E qui c'è una scena matrimoniale dove tutti parlano sempre delle nozze di Cana, ma dove non ci sono questi sposi, gli sposini non ci sono, c'è soltanto Gesù e la Madonna, ancora con queste nozze di Cana con il simbolo del matrimonio. Dove sono questi sposini delle nozze di Cana? Non ci sono, c'è Gesù e Maria. E anche qui c'è un'altra scena matrimoniale, c'è Gesù che è lo sposo e c'è questa ragazza che è in età di matrimonio. Spunta, ecco, per la prima volta spunta Gairo, che non viene chiamato più con il suo ruolo il capo della sinagoga, ma viene chiamato come padre. E finalmente spunta anche una madre, finalmente. Padre e madre, e la guarigione della figlia, la resurrezione della figlia si opera perché il padre Gairo finalmente la smette di essere il capo della sinagoga e diventa padre. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni? È pieno il Vangelo di questi episodi. Il Vangelo di Giovanni, il figlio del dignitario reale, il figlio del dignitario reale che era malato, che stava morendo, cioè il figlio del dignitario, finalmente quando è il figlio il dignitario reale comincia a camminare, diventa uomo, e quando diventa padre il figlio guarisce. Attenzione per voi che siete genitori, c'è differenza tra genitore e padre. Tutti siete genitori perché avete generato dei figli, ma poi dovete diventare padre e madre. E il genitore è colui che genera il figlio, lo può fare anche il coniglio, il vitello, il cane, il gatto. Il padre invece è quello che si prende cura e che genera, che dà vita al figlio in continuazione. E quindi ecco chi è il padre. Il padre che deve dare sempre la vita al figlio e mai il figlio al padre. Quindi è una generazione, un dare vita continua. Ecco qui. C'è il padre e la madre, il padre e la madre e i tre che fanno da testimoni. C'è questa scena matrimoniale, Gesù prende la mano della bambina e anche qui Gesù è il solito trasgressivo, poteva soltanto dirglielo, imporre le mani, invece prende la mano e questo è vietato dalla legge, c'è tutto il discorso di andare oltre la legge perché non si può toccare. Non si può toccare un morto perché tu sei scomunicato. Vi ricordate il buon samaritano quando il prete scende da Gerusalemme a Gerico? C'è quello che sta morendo, il prete è un bravo prete. Noi quando leggiamo questa parabola lo critichiamo, ma invece è un bravo prete, il levita è un bravo sagrestano, perché c'è scritto che non bisogna toccare un morto. Allora, quello era un moribondo, se mi muore cosa faccio? Io ho toccato e vengo scomunicato. Beh, divento impuro, e siccome la cosa principale non sono le persone, la cosa principale è il rapporto con Dio nella religione, prima viene Dio, poi muore, pazienza. Ecco allora Gesù che va oltre queste dinamiche della legge, gli prende la mano, ecco qua, Talita cum, fanciulla, dico a te, alzati tu. Ancora una volta Gesù non fa tutto lui. Ancora una volta Gesù ci rimanda alla nostra responsabilità, alla nostra azione. Gesù, fai tu. Quante volte sentiamo dire Gesù, fai tu. Gesù, fai quello che vuoi tu. Ma queste qua non si trovano da nessuna parte. Gesù, fai tu. Gesù, fai quello che vuoi tu. Sia fatta la tua volontà e così via. Non hanno diritto di cittadinanza nel Vangelo. Gesù dice, dico a te, alzati. Ti devi alzare tu con le tue mani. Devi alzare tu con i tuoi piedi, devi fare tu la scelta, devi camminare tu, devi assumerti la responsabilità della tua vita. E poi Gesù, dopo che questa bambina si alza e quindi risuscitata, immaginatevi una resurrezione, la figlia del sindaco, la figlia dell'arciprete, la figlia di quello, è risuscitata. Gesù dice, oh, mi raccomando, non dite niente a nessuno che è risuscitata, eh? Acqua in bocca. Ma se c'era dei pedini era già lì, se il servizio funebre era già lì, se Alfano e Castagno, figurati, quelli hanno una bocca, se già i flautisti erano lì. Cioè, come mai Gesù dice questa cosa assurda dal punto di vista storico? E l'invito a leggere questo passo non come una storiella,
e l'invito a scendere in profondità e a leggere tutti i simboli di questa storia, che non è un fatto di cronaca, ma è un'opera d'arte piena di messaggi per noi. Ecco quanto è importante leggere il Vangelo, lo so, e ogni parola ha tutto un profondo significato, abbiamo visto bene o male qualche cosa. E per ultimo Gesù dice: datele da mangiare, datele da mangiare. Questa ragazza ha bisogno di mangiare, figurati se Gairo non gli dava da mangiare, figurati se Gairo e la mamma non davano da mangiare ai figli, non è che la tenevano denutrita. Questa ragazza ha bisogno dell'alimento principale, datele da mangiare, datele amore. E l'amore è il cibo principale delle persone e dei nostri figli. E con questo conclude. E si conclude, ecco, c'è il segno fatto sempre dalla fabbrica di Biandronno, ovvero Rina, e il segno che il Signore ci ha dato alla conclusione del seminario di effusione. Ha spiccato il volo, Raffaele Galliano ha ammonito, ha spiccato il volo come una rondine. Indietro non puoi tornare. Il messaggio che il Signore ci ha dato al termine della seminario di effusione è che una volta partiti, era l'immagine delle rondini che partono dall'Africa per venire in Europa e devono attraversare il mare. Una volta che sono partiti non si può tornare indietro, non posso tornare indietro. Per stanchezza e per svilimento a volte cadono nel mare e muoiono, ma sappiamo che ci sono anche delle isole, stazioni di servizio, e per arrivare in Europa. E questo era il messaggio del seminario, e ci è piaciuto, ce l'ha detto il Signore l'ultimo giorno, quindi non c'era un seminario proprio, ci è piaciuto riproporlo oggi, perché una volta, questa settimana, è stato un cammino nuovo, ieri sera il Signore in quella processione strana, in quell'effusione strana, il Signore ci ha detto diverse cose, soprattutto ci ha detto che Lui cammina la nostra testa, non possiamo tornare indietro. Ma non è un messaggio terroristico, non si può tornare indietro, chi mette mano all'aratro e si volge indietro. Il Signore ci dice che la strada è in avanti, è il futuro, Dio è il Dio del futuro. Elohim significa un Dio che va sempre oltre, quindi non è un Dio del passato, ma è il Dio del futuro, quindi è un andare avanti. Quindi questo è il segno che vi verrà dato alla comunione, questa rondine è proprio perché ciascuno di noi prende l'impegno di andare sempre avanti, di andare insieme ad Elohim, questo Dio che va oltre. E poi continuando, ieri sera l'ho accennato, lo accenno di nuovo oggi, perché diverse persone stamattina mi hanno fermato, credo di arrivare in ritardo, non si può cambiare la settimana. Il prossimo anno la settimana alla Tuil sarà dal 18 al 24 agosto. Non si può cambiare, nel senso che ce la impongono loro questa, perché ci fanno un regalo, perché cercatevi un posto che costi come questo, che costi quello che paghiamo noi. E ci viene data perché loro hanno il meeting a Rimini, e quindi è dal 18 al 24, non possiamo fare dal 25 al 31, questa è la settimana. E vi ricordo che è l'unico momento della fraternità dove noi ci incontriamo, e quindi chi vuol venire, ieri sera ho incontrato Gianni, il papà che richiede il bambino. Tu non vuoi venire perché non sopporti la felicità di una settimana, perché lo sapevi dall'anno scorso, ti organizzi prima. Ecco, quindi chi vuol venire? Ma la prima cosa dell'organizzare è fare una scelta: io ci voglio essere o non ci voglio essere. Se tu ci vuoi essere, ci sarai, perché Dio ci dà quello che noi vogliamo. E in questa Eucaristia ci sarà una questua, che è l'unica questua che noi facciamo. E come avete visto il prezzo è proprio al limite, perché non c'è nessun guadagno, però poi spuntano gratuità e cosa, cosa di gratuità. Ogni gruppo, ma fatevi, investite in esperienze, e il gruppo finanzi qualche persona che non può, proprio per investire in esperienze.
In questa Eucaristia ci sarà la Quaresima, siate generosi, perché questa serve per coprire i buchi di questo nostro stare al limite. Ma questo è bello, perché così viviamo e andiamo avanti con la generosità dei fratelli e delle sorelle. Poi, per chi vuole, ci sono anche i fogli dell'iscrizione a Fiuggi, che è dal 19 al 21. La fraternità parte un giorno prima, perché partiamo con il pullman, facciamo tutto il viaggio in pullman, sarà un giorno prima, quindi partiamo il 18. Chi vuole, i fogli di iscrizione sono in fondo. E adesso fatemi un applauso. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Ricordiamo tanti di quei defunti, alcuni li abbiamo scritti,
che ieri si sono presentati per guarigione e liberazione nell'albero genealogico. Quindi Scalici Vincenzo, Elso Ferraris, Famiglia Indiana, Andrea e Angela, Antonino Galliano nell'anniversario e il prete, il Ferruccio Frattini e tanti altri defunti di cui non abbiamo fatto in tempo a prendere i nomi. Vi affidiamo al Signore questa Eucaristia per pienezza di vita. Padre, che vegli con amore sulle vicende della nostra vita, accogli i doni e le preghiere che ti offriamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono nella sofferenza, perché sentano la continua presenza del Signore che porta su di sé il dolore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre, in ogni momento della nostra vita, nella salute, nella malattia, nella sofferenza e nella gioia. Nella sua vita mortale Gesù passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni persona piagata nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E per questo insieme agli angeli, ai santi e a Nostra Signora, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Massima vicinanza di Dio con l'umanità. Ieri sera, prima di addormentarmi, ho letto l'omelia di Papa Benedetto che ha fatto l'Assunzione, il 15 agosto, l'ho letta su internet, molto bella, e Papa Benedetto dice: Maria assunta in cielo non è andata in qualche galassia, chissà dove, è andata in Dio, e siccome Dio è con noi, Dio è vicino a noi, Maria è sempre vicino a noi. Quanto mi è piaciuta questa frase, quanto mi è piaciuto, perché molte volte pensiamo chissà dove sono. Sono qui, Dio è qui, abbiamo cantato tante volte. Dio è con noi, l'Emanuele. Quindi con l'Assunzione è come
Gesù è qui con noi, anche Maria. E allora questo è il momento in cui siamo invitati a sentirci a tavola con il Signore. Cerchiamo di sentire anche la presenza di Maria, Nostra Signora, nel Sacro Cuore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Gesù, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo donato per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i nostri cari che affidiamo alla tua clemenza, mettili a godere nella luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come fratelli e sorelle ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre nostro. Grazie.
Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. All'inizio della messa Gesù ci ha detto: mettimi come un sigillo nel tuo cuore. E il sigillo nel tuo cuore significa: donami il bacio. Dovremmo riuscire a dare in questa segno della pace un bacio al cuore di Dio. E come facciamo? È molto semplice. A Palermo c'è un detto: chi bacia la guancia al figlio bacia il cuore alla madre. E allora, baciando la guancia ai figli di Dio, noi stiamo dando un bacio al cuore di Dio. Mettiamo un sigillo nel nostro cuore. Quindi scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, sento forte una parola per una persona
a te che continui a chiedermi come si fa a pregare per persone che commettono crimini orrendi. Io oggi ti dono la grazia particolare di sentire nel tuo cuore un briciolo del mio amore, un briciolo della mia misericordia per quelle persone che non riesci neanche a definire persone, ma che definisci bestie. Oggi ti dono la grazia di sentire il mio amore per loro, amore che va oltre ogni peccato, amore che va oltre ogni colpa. E ti invito a intercedere per loro con questo amore. Siamo felici noi invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Oh Signore, non so che partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola che io sarà salvata. Per la comunione, come sempre, ci sediamo prendendo le istruzioni del personale di servizio, sollevando le borse dai passaggi, prestando attenzione alle gocce del sangue di Gesù. I ciliaci possono avvicinarsi all'altare per la comunione. Riceverete la rondine, come è stato spiegato prima. A te che ti avvicini alla comunione con, in modo molto reverenziale, quasi triste, perché così ti è stato insegnato. Ecco, oggi io ti chiedo, durante questa comunione, di non avere paura di dimostrare la gioia che c'è in te in questo atto di unione. Grazie Signore. Signore, tu non aspetti che noi siamo belli, bravi, buoni per amarci, ma il tuo amore infinito che ci rende belli, buoni, bravi, immacolati, perfetti come te. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, perché la tua anima, il tuo corpo, il tuo sangue, la tua divinità viene ad abitare in noi e in te, Gesù, siamo stati riscattati completamente. Signore, in questo momento di comunione e di unione con te, vogliamo davvero credere fermamente che in te siamo figli di un unico Padre che ci ama immensamente. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore. Grazie. Thank you.
avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Dal Vangelo di Matteo. Grazie, Signore. E Signore, ce l'hai ricordato prima che tu sei la vite e noi siamo i tracci. E te, Signore, possiamo anche questo: amare i nemici e far sorgere il nostro sole su tutti, giusti e ingiusti, buoni e cattivi, perché tu sei la vite. E se rimaniamo attaccati a te, Signore, riceviamo la linfa che viene da te, l'amore e lo Spirito Santo. E a te che sei arrivato sul monte, portando ogni dolore e ogni disperazione, ti dico: hai sperimentato il mio amore, hai visto il mio viso trasfigurato. Ti invito a scendere dal monte e iniziare quel cammino verso il futuro, lodando e benedicendo il mio nome, e così sarai veramente baluardo d'amore per gli altri. E tanti fratelli e sorelle in questa Eucaristia si sono riconciliati con un sorriso d'amore nel cuore nei confronti dei loro genitori, per non sorrisi ricevuti, non abbracci ricevuti, non carezze ricevute. Si sono riconciliati per aver scelto, perché loro avevano imposto carriere diverse dai loro desideri. Grazie, Signore, per questa Eucaristia che è stato un ringraziamento, un grazie sincero nel loro cuore. Amen.
celebrate questa Eucaristia, oltre alla parola di prima, il Signore ha guarito anche il rapporto tra un fratello e una sorella. La sorella è qua, e non si parla più col fratello ormai da tanto tempo. Ha sentito questa voglia di risentire suo fratello e di riprecificarsi con lui nel cuore durante questa Eucaristia. E il Signore la invita a fare il primo passo. Grazie, Signore. Il Signore risiede sul suo santo Tempio. Taccia davanti a Lui tutta la terra. Abacco 2,20. Grazie. Padre, provvido rifugio dei sofferenti, che in questo pane eucaristico ci hai dato impegno della vita immortale, manifesta la tua paterna bontà verso le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono nella sofferenza, perché animati dalla speranza che non delude, sperimentiamo la forza di consolazione, di guarigione e di liberazione del tuo spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. E riconosciamo in quest'ostia consacrata il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima, la tua divinità. Riconosciamo la tua presenza fisica reale, riconosciamo un pezzo del tuo cuore. E ti ringraziamo, Signore, per questo momento particolare, momento di guarigione. È il momento in cui la comunità, riunita, convocata dalla tua parola, intorno alla tua presenza fisica reale, ti chiede guarigione. Ti chiediamo innanzitutto, Signore Gesù, guarigione prendendo spunto dalla parola che è stata annunziata oggi. Ti chiediamo guarigione, Signore Gesù, del nostro bambino interiore. Forse anche noi siamo capitati nella stessa situazione della figlia di Gairo o del figlio della vedova di Nain. Siamo stati caricati da tante aspettative, tanto, Signore, da non riuscire a sopportarle. Aspettative buone, si aspettavano tanto da noi, per la buona famiglia, per il buon nome dei genitori. E allora, Signore, abbiamo scelto di morire, nel senso che non siamo stati più noi stessi e siamo diventati quello che volevano gli altri, quello che si aspettava la mamma, quello che si aspettava papà. Morire è questo, morire a noi stessi nel senso negativo, rinunciare ai nostri sogni, rinunciare al nostro progetto, rinunciare a tutto quello che il nostro cuore ci propone per aderire a quello che ci viene proposto dalla mamma e dal papà. E in questo caso abbiamo ucciso noi stessi, perché abbiamo messo da parte il nostro progetto per vivere il loro progetto, la loro vita. Oggi, oh Signore, vogliamo recuperare per quanto possibile. Vogliamo recuperare, oh Signore, il nostro progetto. Vogliamo riprendere in mano la nostra vita, il nostro futuro. Vogliamo riprenderlo in mano e vogliamo essere noi stessi. E allora ti chiediamo guarigione, Signore Gesù, da tutte quelle ferite che abbiamo nel cuore e nella vita, quelle ferite che ci hanno portato ad essere quello che gli altri volevano, e quindi mortificando noi stessi, facendo entrare la morte. Oggi, Signore, vogliamo prendere la tua mano e rialzarci, riprendere in mano la nostra vita. E questa è la guarigione principale che ti chiediamo. Poi, oh Signore, ci sono tutte le altre guarigioni. La guarigione del fisico, tutti quegli organi del nostro corpo che non funzionano bene, che ci danno dolore, che impediscono il buon funzionamento del corpo. Perché se un organo funziona male, tutto il corpo ne viene compromesso. Oggi ti chiediamo, Signore, portare guarigione a tutto il corpo, alla nostra psiche, oh Signore, in fondo c'entra la guarigione del nostro essere bambini, tutte quelle ferite, oh Signore, si parlava delle leggi di Hammer, tutte quelle ferite, oh Signore, che addirittura poi ci fanno ammalare, tutti quei dispiaceri, quegli shock che noi abbiamo avuto e che abbiamo vissuto nel silenzio. Un po' per vergogna, un po' perché nessuno ha voluto condividere con noi, un po' perché ci sembrava troppo grande anche poterlo parlare, poterle condividere. E abbiamo vissuto queste ferite con la morte nel cuore. Oggi, oh Signore, vieni a guarire queste ferite dell'anima, queste ferite psichiche, che hanno provocato poi scompensi, odi comportamentali sbagliati. E poi ti preghiamo, Signore, per il nostro spirito. Ciascuno di noi, oh Signore, al di là della scelta della sua vita, delle vocazioni, sposati o no, celibi, consacrati, tutti, oh Signore, abbiamo questo anelito e questo compito di
unire il nostro spirito al tuo. E allora ti chiediamo di guarirci da tutte le nostre prostituzioni, da tutte le volte che il nostro spirito ha cercato altre divinità, altre sicurezze, altri amori o amorazzi. Il tuo amore principalmente, che poi diventa, oh Signore, mediazione di tutti gli altri amori della nostra vita. Ti benediciamo, Signore Gesù, chiedendoti la guarigione del nostro cuore, rimettiamo, Signore, al primo posto il nostro amore per te. Passa in mezzo a noi, oh Signore Gesù, passa in mezzo a noi ancora una volta, e come passavi 2000 anni fa e portavi in guarigione, passa anche oggi, oh Signore, in mezzo a questa assemblea, e nel tuo nome si compiano miracoli, prodigi e guarigioni. Grazie, oh Signore Gesù. La tua dichiarazione d'amore è per noi, Padre, è una dichiarazione che ci fa vivere la benedizione del tuo amore nella nostra vita. Uomo, donna, ti sono perdonati i tuoi peccati. Oggi, Signore, prendiamo la tua mano che ci rialza e ci permette di vivere a vita nuova, a verità nuova, e essere figli nati da te, Padre, e il peccato viene tolto dal tuo amore. Yeah.
fatto che se il mondo finirà la tua parola resterà, perché tu sei via, vita e verità. E in questi giorni ci hai insegnato che l'unica volta in cui si parla di verità, la verità assoluta è che Gesù tu guarisci sempre. Guarisci ora come guarivi 2000 anni fa, perché tu sei lo stesso, ieri, oggi e sempre. E allora Gesù non c'è niente, niente di troppo grande, niente di impossibile, nessuna richiesta, Signore, che sia troppo per te. Grazie Gesù perché questo è momento di guarigione, è momento di liberazione profonda e tu vai a toccare tutti gli angoli del nostro cuore, della nostra anima, dove si sono annidate queste ferite che hanno determinato malattia, che hanno determinato dipendenza, che hanno determinato problema. Grazie Gesù perché tu sei il Dio della vittoria ed entri portando vittoria, vittoria su tutto quello che ci opprime, affinché noi possiamo vivere la nostra vita come persone libere, come persone, Signore, che in te hanno tutto, hanno la loro vittoria. E ti ringraziamo Gesù perché questa guarigione, questa liberazione non è solo qui per noi che siamo presenti, ma è per tutte le persone che portiamo nel nostro cuore e per tutte le persone che sono distanti ma che sono collegate spiritualmente, non solo spiritualmente, grazie anche alla tecnologia con noi. E allora ti chiediamo di entrare in quel carcere e di visitare tutti i carcerati che in questo momento sono in collegamento con noi, di entrare negli ospedali che stanno vivendo queste eucaristie e sanno che tu Gesù sei presente in questo momento accanto a tutti i malati. Gesù, intervieni ora e come hai fatto con la figlia di Gairo, prendi ognuno per mano e di Talita Kum, fanciulla, alzati, fanciulla, risorgi da ogni malattia, da ogni morte, da ogni problema. In questo momento noi, Signore, crediamo nel tuo operato e ti ringraziamo, Signore, per quello che hai fatto e per quello che i nostri occhi vedranno. Grazie Gesù, amen, alleluia, benedetto sei. Yeah.
ringrazio, Signore Gesù, per questa parola. Isaia non aveva ancora attraversato il cortile tra il palazzo reale e il tempio che il Signore gli ordinò. Torna indietro e riferisce a Ezechia, capo del mio popolo, queste parole. Così dice il Signore, Dio del tuo antenato Davide, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Sappi che voglio guarirti, fra 3 giorni potrai andare al tempio. Ti concederò altri 15 anni di vita, libererò te e questa città dal re di Assiria e la proteggerò per amore di me stesso e del mio servo Davide. 2 Re 20, 4, 6. Grazie Gesù. Grazie Signore, vogliamo agganciarci al tuo invito che ci hai detto prima. Signore, quante volte nel nostro cuore, nella nostra casa, sono entrati voci di morte. Quante volte, oh Signore, abbiamo permesso loro di abitare, di stare con noi e condividere il lamento. Signore, oggi, in questo momento, vogliamo veramente guarire in assoluto, convertendoci alla tua luce. Tu, Signore, sei un Dio di gioia. Tu, Signore, sei un Dio di resurrezione. Tu, oh Signore, sei un Dio che sposa. Sei un Dio che fa vivere il matrimonio. Il matrimonio, l'amore essenziale, assoluto. Signore, non c'è più ragione per noi di aprire le porte al lamento. Signore, noi adesso decidiamo, dichiariamo che solo tu abiti dentro di noi e quindi solo gioia, che vuol dire luce, speranza, che vuol dire fiducia, che vuol dire, oh Signore, essere tuoi, abitare in te e tu in noi. Signore, grazie perché stai ricostruendo. Grazie, Signore, per questo completare dentro di noi ogni buco, ogni mancanza. Amen. Grazie, Signore Gesù, perché ci inviti a essere una sola cosa con te. Ci inviti ad aderire a te, a essere proprio comunione intima con te, Signore. Tu ci vuoi con te come la cintura si stringe ai fianchi. Grazie, Signore Gesù, grazie. No? E grazie Gesù perché ti stai prendendo cura di un uomo di circa 60 anni con problemi ai polmoni, specialmente quello destro. Grazie perché in questo momento l'hai toccato e l'hai guarito. Grazie Gesù e grazie perché ho avuto l'immagine di te Gesù che correvi incontro a un ragazzo con una maglietta bianca con problemi di dipendenza di droghe. Questo ragazzo ha circa 23 anni e lui cercava di scappare da te. Tu l'hai abbracciato, l'hai baciato e gli hai sussurrato: ti amo e ti libero. Grazie Gesù. E Signore, ti ringraziamo perché ti stai prendendo cura di un cuore con problemi alle coronarie. E Signore, ti benediciamo perché sussurri al cuore di questa persona: non temere, abbi fede, io posso tutto. Grazie Signore. E ancora Gesù, grazie perché le tue guarigioni spirituali hai messo pace nel cuore di una donna che soffre di psoriasi. E il Signore ti dice: figlia, non temere, la mia presenza in te sarà fonte di guarigione. E nel tempo non aver premura, ma giorno dopo giorno la tua psoriasi scomparirà. Grazie Signore. E ancora voglio benedirti e ringraziarti Signore per l'immagine di tutto l'alfabeto che entrava nel cuore. Grazie per queste conversioni, Signore. Grazie perché la tua parola, scendendo dall'altro, ha portato veramente tante conversioni.
ti lodo e ti benedico, Signore, grazie. Signore, sei tanto potente che tu sei passato e che davvero tutto si riempie della tua guarigione, del tuo amore. Tante guarigioni stai chiedendo, Signore, più di quelle che i fratelli e le sorelle stanno annunciando, tante, tante, tante. Signore, vogliamo cantarti il nostro amore. Ti amiamo, Gesù. Ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo, Signore. Ti amiamo, Signore. Ti ringrazio il Padre perché confermo. Ti amo, Signore, adelo la voce dell'adorati con tutta la vita. Riuscire a raggiungere quel punto profondo dentro di me, dentro di noi, nel quale l'amore è venuto a mancare e ha compromesso il nostro organismo. Io credo, credo, Signore, io credo che non c'è niente che a te è impossibile. Anche se io, se noi non siamo capaci di vedere quel punto, noi crediamo, Signore, che tu, nella tua misericordia e compassione infinita, lo raggiungi ora, Signore.
e ci riempi del tuo amore, della tua luce, della tua gioia, Signore. Grazie, lode e gloria a te, Gesù. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, perché tu intervieni liberandoci spiritualmente da tutti quei retaggi che ancora ci portiamo dalla nostra infanzia. E ci doni, oh Signore, un modo nuovo di confrontarci con te, un modo intimo per parlare con te, oh Signore. E ti ringraziamo, oh Signore, anche perché ti prendi cura di una donna che soffre di una forma acuta di diarrea. E ancora di più, Signore, ti ringrazio, ti lodo e ti benedico perché sei già intervenuto su di un bambino che aveva problemi di deambulazione e per il quale si sta pregando in assemblea. Grazie, Signore. E confermo questa parola di Carlo perché sento che questo bambino ha problemi di deambulazione, ma non è dato da un problema fisico, ma da un problema che arriva dall'albero genealogico. E il Signore oggi invita la mamma e la nonna qui presenti a pregare per l'albero genealogico e lì ci sarà la guarigione per il bimbo. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per la guarigione delle corde vocali di un uomo dei noduli che provocano degli abbassamenti di voce. Grazie, Gesù. E grazie anche, Signore, per la guarigione di una donna da un'asma allergica che gli provoca dei forti tossi e problemi di respirazione. Grazie, 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 Gesù. Ti benediciamo, Signore, per i fratelli che stanno pregando per un ragazzo che è in coma vigile da diverso tempo. E tu vieni loro a dire, io completo ciò che ho iniziato. Grazie, Signore. E ti benedico, Gesù, per quella sorella che è qui presente, sposata da molti anni, in una situazione familiare felice, ma che ha nell'angolo del suo cuore un dubbio, perché quando era giovane sentiva nascere dentro di sé la vocazione religiosa, ma per accontentare i genitori ha rinunciato e si è poi sposata. E ogni tanto riaffiora in lei il pensiero se, decidendo di sposarsi e di rinunciare alla vocazione religiosa, ha potuto in qualche modo, lei usa la parola, offendere Dio. Il Signore ti dice, ti amo di un amore profondo e ciò che io desidero per te è la piena felicità. E ti ricordo che tu appartieni ad un popolo regale, sacerdotale, profetico in virtù di Cristo. Quindi sii serena perché tu hai realizzato la tua vita nel mio nome e per la tua pienezza. Grazie, Signore. E ancora dici ad una persona qui presente che ha trovato, lavorando nel proprio giardino, 4 coltelli piantati nel terreno, nascosti sotto la terra, di non temere nulla perché non c'è alcuna maledizione. Grazie, Gesù. E grazie, Signore, perché stendi la tua mano su una persona che soffre di forti dolori alla schiena e alla zona lombare per un angioma del canale vertebrale. E questo problema non è operabile per diversi fattori legati alla posizione e altri problemi di questa persona. Grazie, Signore, perché stendi la tua mano su questa schiena e poco a poco l'angioma regredirà spontaneamente e i dolori passeranno. E grazie, Signore, anche perché stendi la tua mano sulla testa di un giovane di circa 35 anni che soffre di cefalea a grappolo con dei fortissimi attacchi che non vivono in casa per giorni interi, dove è arrivato anche a chiedere di morire perché non sopportava più il dolore. Grazie, Signore, perché stendi la tua mano su di lui e porti guarigione. E ti ringraziamo, Signore, perché hai steso la tua mano santa su un uomo affetto da mesotelioma che è già sottoposto a delle cure. E grazie perché hai steso la tua mano su un bimbo per il quale si stanno facendo degli accertamenti perché si sospetta una celiachia. In realtà ci si accorgerà che è un disturbo alimentare che comunque sta già regredendo perché tu hai già dato benedizione. E grazie ancora, Signore, perché hai steso la tua mano su una donna giovane affetta da melanoma maligno con delle metastasi al fegato.
e grazie ancora, Signore, perché ti stai prendendo cura di un bimbo che ha una forte asma allergica dovuta a una bronchiolite che ha avuto qualche anno fa e per la quale era stato ricoverato e anche intubato. Il Signore ha esteso la sua mano e oggi porta guarigione completa in questo bimbo. E ti ringraziamo, Signore, perché ti rivolge ad un uomo che è arrivato alla Twil portando nel cuore un peso che solo lui sa, non ha condiviso con nessuno, ha contratto un forte debito di gioco e ti sta chiedendo da una parte la maniera per risolvere questo problema e dall'altra parte la liberazione da questa dipendenza. Lui ti dice: da solo non ce la posso fare, Gesù, aiutami. In questo momento tu gli stai donando una nuova forza e gli concedi di chiederti questa guarigione in maniera profonda e di rinunciare a questo legame, a questa dipendenza, e nello stesso tempo gli doni una via per uscire da questo problema, dandogli l'umiltà di parlare di questo problema con i suoi familiari, i quali lo comprenderanno, lo aiuteranno sia a saldare questo debito, sia a intraprendere questa via di liberazione da questa dipendenza. Grazie Gesù. E grazie Gesù perché concedi una maternità ad una donna che te lo sta chiedendo con insistenza da parecchio tempo. Tu le dici: oggi è il giorno favorevole, io ti affido questo figlio e testimonierai l'anno prossimo questa maternità. Grazie Gesù. E grazie Signore anche perché più di una persona ti ha presentato un progetto lavorativo, sono almeno due le persone che ti hanno presentato un progetto lavorativo, un progetto a cui tengono ma hanno paura di cimentarsi in questo progetto data la situazione economica e il momento particolare che stiamo vivendo. Tu, Signore, dici loro: io ho messo questo progetto nel tuo cuore, io mi rendo garante, non aver paura. Grazie Gesù. Grazie Gesù. E grazie, Signore, anche per la guarigione di una donna da forti attacchi di cervicale che le bloccano il collo e le spalle. Grazie perché in questo momento sta sentendo un profondo calore. La inviti ad accogliere questa guarigione e a ringraziarti perché vedrà progressivamente scomparire questi attacchi. Grazie, Gesù. E ancora grazie, Signore, per più di una persona in assemblea che sta già vivendo il timore che questo è solo un momento, che questa non è la verità. Ti benedico, Signore, perché sento proprio il tuo spirito scendere profondamente e radicare. Tu sei la vita e noi siamo i tuoi tracci, questa certezza nel cuore che noi siamo chiamati a vivere la tua gloria come in questo momento. Ti benedico perché stai legando ogni spirito di timore ai piedi della tua presenza e stai proprio chiedendo a queste persone: getta le reti su di me, sulla mia parola. Getta in questo momento, fidati, dimmi, Signore, ti lascio le mie paure e il Signore lo esaudirà. Grazie, Signore. E grazie Gesù. Grazie Gesù perché hai toccato le corde vocali dei coristi, perché sono afoni, alcuni sono afoni. Adesso canteranno meglio le tue lodi. Amen. Sento che il Signore vuole dare una benedizione a tutti i genitori perché possano diventare padri e madri. È l'immagine del dignitario reale che dall'alto della sua autorità scende, si piega e va da Gesù per la guarigione del figlio. È l'immagine di Gairo che dall'alto della sua autorità sceglie Gesù e quindi davanti a tutti va da Gesù a chiedere guarigione per il figlio. È l'immagine della donna cananea che è scomunicata, che non potendo avere nessuna grazia, forte della sua fede, va da Gesù. Io sento che molte volte
I genitori chiedono preghiera per i loro figli, ed è giusto che sia così. Ma nei Vangeli dipende molto dalla nostra conversione. Il dignitario reale diventa padre, il figlio guarisce. Gairo, capo della sinagoga, diventa padre e sua figlia risorge. Allora sento che il Signore invita chi ha dei figli ad alzarsi in maniera composta e a venire da Gesù qui sotto. A venire da Gesù. Giuseppe, già c'hai dei figli tu? Figli segreti? Ti ringraziamo, Signore Gesù. Ti lodiamo e ti benediciamo per questi genitori. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, per tutte queste persone che hanno generato nella carne. Hanno avuto figli e figli e sono genitori. Signore, ti chiediamo per loro che possano diventare padri e madri, cioè possano fare quel cammino della scrittura, diventare padre, e il padre è colui che comunica vita sempre, diventare madre, e la madre è colui che genera in continuazione i suoi figli. Signore, molte volte la guarigione, così come ci hai detto tu chiaramente nei Vangeli, dipende da noi. Dipende dalla nostra conversione. Gairo si converte a te e sua figlia risorge. Il dignitario reale si converte a te e suo figlio sta bene. La cananea dimentica di se stessa, viene da te al di là di ogni regola, al di là di ogni, e sua figlia viene liberata, viene guarita. E allora, Signore, queste persone, questi genitori, hanno fatto il primo passo, sono venuti da te, oh Signore Gesù, perché da genitori possano diventare padri e madri. E sappiamo, Signore Gesù, come ci hai detto l'altra sera, mi pare la sera dell'adorazione, credi e sarai salvato tu e la tua famiglia. Signore, noi sappiamo che da qui parte la guarigione per i loro figli ed è una guarigione personale. Signore, per questo ho chiesto il canto Io credo in te, Gesù. Noi facciamo, Signore Gesù, questa professione di fede attraverso il canto. Noi crediamo in te, oh Signore Gesù, e sappiamo che attraverso di noi una grande benedizione scende sui loro figli. Quella grande benedizione, oh Signore Gesù, che non è inventata, è la grande benedizione che è scritta nel Vangelo. Perché la tua parola è eterna, la tua parola è per sempre, e Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Allora, Signore, con questo canto, Signore, vogliamo fare la scelta di fede, sicuri che si vedranno i figli guariti, liberati e realizzati in un progetto d'amore. Grazie, Gesù, grazie, grazie, grazie. Thank you.
9:16. E allora, Signore Gesù, noi vogliamo invocare il tuo sangue. Vogliamo invocare il tuo sangue che è benedizione. Qui c'è una maledizione generazionale su questi figli, su questi genitori. E allora, Signore Gesù, nel tuo nome, nome nel quale si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e per la potenza del sangue che Gesù ha versato sulla croce per noi, noi spezziamo qualsiasi maledizione ereditata nell'albero genealogico. Noi spezziamo qualsiasi maledizione nel nome di Gesù. E nel nome di Gesù inchiodiamo ai piedi della croce qualsiasi spirito di maledizione, qualsiasi spirito che non riconosce la Signoria di Gesù. Nel nome di Gesù li inchiodiamo ai piedi della croce. E su questi figli e su questi genitori che vogliono diventare padri e madri, noi invochiamo, Signore Gesù, il tuo sangue che libera. Sangue di Gesù, liberaci. E difatti Gesù disse: neppure io ti condanno, va e d'ora in poi non peccherai più. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per aver tolto questa condanna. E per l'amore e per l'amore, Signore Gesù, amami. E ancora, oh Signore, dai rivitalità al nostro spirito con questa parola. Ageo, messaggero del Signore, rivolto al popolo, disse: secondo la missione del Signore, io sono con voi, oracolo del Signore. E il Signore destò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore della Giudea,
e di Giosuè, figlio di Ioridac, sommo sacerdote, e di tutto il resto del popolo, ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli eserciti. Ageo 1, grazie Gesù per questa ulteriore conferma con Ruth 4,17. E le vicine dissero: è nato un figlio a Noemi, essa lo chiamò Obed, egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Grazie Gesù. E ti ringraziamo Signore perché in questa stessa pagina dove tu elimini ogni condanna c'è il passo della fusione dello spirito, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo intimo. E allora, Signore Gesù, noi vogliamo invocare il tuo Spirito Santo su questi genitori. Vogliamo ancora invocare il tuo Spirito Santo su questi genitori chiamati a diventare padri e madri. E vogliamo invocare, Signore, questo Spirito Santo sui loro figli liberati, perché il tuo Spirito permetta loro, Signore, di vivere la pienezza del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Maccabei 4,55. Tutto il popolo cadde con la faccia a terra per adorare e ringraziare Dio che aveva dato loro la vittoria. Amen.
chiudiamo la tua benedizione, chiudiamo, però vi consiglio a voi genitori invitati a diventare padri e madri di copiarvi questo versetto prima Maccabei 4:55, perché il nemico cercherà di dire che non è vero, cercherà di annacquare. Dobbiamo ricordare al Signore, ma non è ricordare al Signore, ricordare a noi stessi e ricordare alle forze delle tenebre che noi abbiamo la vittoria perché ce l'ha detto Lui. Grazie Signore Gesù, grazie, grazie, grazie. Grazie Gesù perché ti avevo chiesto di far tornare la voce perché non riuscivo più a cantare. E adesso come la parola che è stata data, canto meglio e non sono la sola. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie. Il Signore è con voi. Prima della benedizione vi ricordo che alle 16:45 c'è la cosa. È con voi. Il Dio di ogni grazia, il quale ci ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, ci confermi e ci renda forti e saldi nella fede. E la benedizione di Dio misericordioso che è Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza, portiamola fuori di qui. Un attimo, un attimo, un attimo, c'è un avviso o qualche cosa.